si sa. No, ho detto tutte e tre. È una sorpresa, me lo dici. Deve essere una sorpresa questa. Sì, questa deve essere una sorpresa. Beh, voi non vi siete accorti, ma l'intervista è già cominciata. Dai, no, è questo togli. Sì, sì, è già cominciata perché le interviste di Galatina.it non sono vere e proprie interviste, ma sono conversazioni. Ho capito. Cioè, noi siamo con la mamma di Francesca e il papà di Francesca. Riveliamo il cognome, così già si comincia a votare questa Francesca che entrerà al Grande Fratello. Francesca Giaccari. È una ragazza molto seria. Perché come trasmissione, no? Mi dicono sempre, mi stanno dicendo spesso, ah, che schifo di trasmissioni. Vogliono dare un volto diverso a questa trasmissione. Vogliono rappresentare anche la cultura. La cultura è questa. E poi... La mamma Enrica De Masi, professoressa di italiano, no? Lettere moderne, sì, sì. Ricordo Io bene. Sono laureata in lettere moderne e ho la seconda laurea in pedagogia con indirizzo psicologico. Mi piace recuperare i ragazzi. Mentre il papà Gianni direttore di banca Giaccari bancario fino al mese scorso, insomma, a settembre sono in, dovrei essere in pensione, continuiamo sempre a collaborare. Beato lei che è arrivato a pensione. Allora, Francesca ha voluto proprio fortemente entrare al Grande Fratello, perché stava dicendo? All'inizio non era interessata, infatti quando l'hanno chiamata, poi sono stati affascinati da un diario che lei ha scritto di 50 pagine per il modo in cui l'ha scritto e alla fine gli psicologi gli hanno detto: dottoressa, è stata lì ad esaminare noi. Ah. E l'hanno presa. È laureata in scienze politiche, sì, sì, no? Sì, alla triennale in relazione in scienze politiche e diritto internazionale e poi la specialistica in relazioni internazionali. A Roma 3. Perché ha scelto Roma? Quando ha deciso di andare all'università, c'è un motivo particolare? No. No, è una sua scelta andare fuori, insomma, sì. Conoscere altri costumi, altri caratteri per arricchire e consolidare la maturità che nel tempo avrebbe acquisito. Insomma. Lei ha fatto il liceo scientifico, se non ricordo male, sì, no? Sì, a Gradina, sì. E anche a scuola? Sì, sì, è andata abbastanza bene, ci ha dato sempre delle soddisfazioni, grosse soddisfazioni. Si vede, insomma, dal sorriso si vede. Sì, che... sì, sì. Non possiamo lamentarci. E quando ha saputo che sarebbe entrata al Grande Fratello? Già da quest'estate, perché sono venuti da Canale 5 a fare le riprese al mare, lei vuole rappresentare il Salento, lei ama la sua terra. E quindi con le foto, interviste, e poi sono stati qui i primi di settembre. Qui dove siamo noi adesso. Siamo noi in questa stanza a fare le foto, è venuto un fotografo da Milano a fare le riprese e alloggiava a Bari. Invece quest'estate lì li ha fatti alloggiare al Baldi, qui a Gradina, e sono rimasti affascinati da questo albergo anche. Quindi promozione per Gradina e per il Salento. La terra del Salento. Lei ci crede molto nell'agroturismo, il futuro della nostra terra è... agricoltura e turismo, questi dovrebbero essere i settori trainanti, speriamo che nel tempo ci si convinca tutti un pochino di questo binario vincente e naturalmente con il concorso di tutti naturalmente. Qualche segreto del Grande Fratello possiamo dire o rimane speriamo, quello? Ci saranno delle sorprese. Ah, ci saranno delle sorprese. Sì, ci saranno delle sorprese. E qualche notizia scritta in questo diario? No, non è possibile. Neanche quello possiamo rivelare. Cioè, ne parlerà lei personalmente. Ah, ne parlerà lei. Ah, sì, sicuramente. Ma prima del Grande Fratello, Francesca aveva avuto anche altre esperienze nel mondo dello spettacolo, sì. No? Lei ha sfilato a Roma, sempre sfilato a Roma. E poi è stata Miss Italia, è stata scartata l'ultima sera nel 2001. E Miss Puglia 2001 lei. E infatti ricordo in quei giorni la lotta, ma mi pare frequentava ancora il liceo, sì, o sì, mi sì, ricordo male? Era minorenne ancora, dovetti accompagnarla io infatti in quella circostanza, sia a San Benedetto che a Sassuolo. Ma il papà come vive questa esperienza? Emozionatissimo. Perché lo vedo, già nel contatto telefonico. Sì, emozionatissimo il papà, perché è stato sempre lui, io sono stata sempre contraria a questo tipo di... Ah.
trasmissioni, cioè è stato sempre un mondo che mi ha spaventato. Ma lei mi ha detto, mamma, dice, io sono una ragazza seria, se fossi scesa a compromessi sarei arrivata chissà dove. Siccome non sono scesa, resto sempre Ma lo Francesca so, Giaccari. dello stesso avviso, io non ho mai tagliato le ali all'epica, perché nel contempo ho detto, ma vola tranquilla, fai quello che senti di fare, nel contempo non mi deluda sotto l'aspetto educativo Dello studio, e dello magari. studio, via. E questo è Lei ha stato, mantenuto l'impegno, come magari. no, quindi non potevo anche tradire Le ha questa promesso esperienza. anche che dopo questa esperienza entrerà in banca. Sarà difficile, però. Domani lei partirà, no? Sì, Andrà. esatto, domani vado a Cinecittà, anche perché hanno offerto la possibilità a un solo genitore in questa fase di assistere alla inaugurazione del Grande Fratello, poi vedremo se sono fiori, ma tutto ne è per il suo bene in fondo, poi vedremo che succederà, insomma, via. La cosa che mi sta colpendo di più, ve lo dico veramente, è io mi aspettavo dei genitori emozionati, dei genitori che invece vi vedo belli, tranquilli, cioè Pieni immagino poteri. sia la stessa tranquillità che avete trasmesso a Lei Francesca. è determinata, ecco, Lei è una quando ragazza molto serena che affronta tutto con tranquilla serenità. e sana Sì. fondamentalmente, senza fronzoli la testa, senza vari, ma anche esternamente non ha nessuno, cosa vuol dire, segnale di distinzione, i vari piercing, i vari tatuaggi non gli appartengono, via. Bene, penso che tutti i gradinesi innanzitutto, poi tutti i salentini non potranno che fare il tifo per Francesca, insomma. Facciamo vedere una fotografia, perché a quanto mi dicevate, Francesca adesso è in albergo, Chiusa chiusa con da la quattro guardia del giorni già, corpo, da 4 chiusa con la giorni. guardia del Da corpo. 4 giorni. sola, non conosce neanche gli altri concorrenti. Ah. Quindi non ha, ma voi non la sentite neanche al No, telefono? no, no, è un intermediario che ci avverte ogni mattina dello status della figliola. Ho capito. Comunque siete tranquilli. Sì, Sì. tranquillissimo. Allora, incrociamo le dita e votiamo tutti per Francesca. Senz'altro, speriamo. Grazie.